Perché siamo fatti degni di ascoltare il Santo Vangelo, supplichiamo il Signore Dio nostro. Sapienza in piedi, ascoltiamo il Santo Vangelo, pace a tutti. Lettura dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore, gloria a te. Stiamo attenti. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro, al levar del sole. Essi dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché forse fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. Gloria a te, oh Signore, gloria a te. Davanti a lui quelli che lo odiano. Cristo sanesti egne crontanato,
Thanaton patisas, che ti sentis mimas isoin carisamenos. Come si disperde il fumo, siano dispersi, come fonde la cera di fronte al fuoco. Christos anesti egne crontanato, thanaton patisas, che ti sentis mimas isoin carisamenos. Così periscano gli empi davanti a Dio, i giusti invece si rallegrino. Christos anesti egne crontanato, thanaton patisas, che ti sentis mimas isoin carisamenos. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Christos anesti egne crontanato, thanaton patisas, che ti sentis mimas isoin carisamenos. Doxa Patri che io che agio plemmati, Christos anesti egne crontanato, thanaton patisas, che ti sentis mimas isoin carisamenos. Che ninchia i che istuseonas ton eonon amin, Christos anesti egne crontanato, thanaton patisas. Thanaton patisas, che ti sentis mimas isoin carisamenos. In pace preghiamo il Signore, per la pace che viene dall'alto, per la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore, Signore pietà, per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante chiese di Dio e per l'unione di tutti, preghiamo il Signore, Signore pietà. Per questa santa chiesa, per coloro che vi entrano con fede e pietà di morti Dio, preghiamo il Signore, per il nostro pissimo Vescovo Donato, per il venerabile presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo, preghiamo il Signore. Per i nostri governanti, per le autorità civili, militari, preghiamo il Signore. Per questo paese, per ogni città e paesi, per i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per i tempi di pace, preghiamo il Signore. Per i naviganti, viandanti, malati, sofferenti, i prigionieri, per la loro salvezza, preghiamo il Signore, perché il Signore, Gesù Cristo, nostro Salvatore, ci conceda la vittoria sulle insidie dei nemici visibili e invisibili, preghiamo il Signore, perché schiacci presto sotto i nostri piedi il principe delle tenebre e tutte le sue potenze, preghiamo il Signore, perché ci faccia risorgere con Lui e risuscitare con la Sua grazia dall'oscurità dei sepolcri, dei nostri peccati e dei nostri errori, preghiamo il Signore, perché ci faccia apparire radiosi nella gloria della Sua santa risurrezione, splendenti in Lui, preghiamo il Signore, perché ci renda degni della grazia di entrare nella Sua divina e ineffabile sala nuziale, esultanti di gioia nella comunione degli abitanti celesti e delle schiere sante di quelli che godono con Lui nella Chiesa trionfante, preghiamo il Signore, Signore pietà, per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità
preghiamo il Signore. Signore, pietà. Soccorici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, oh Dio, con la tua grazia. Signore, pietà. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i santi raccomandiamo noi stessi gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sollevate, o principi, le vostre porte, alzatevi porte antiche, ed entri Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Sollevate, o principi, le vostre porte, alzatevi porte antiche, che entri Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Sollevate, o principi, le vostre porte, alzatevi porte antiche, ed entri Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, o principi, le vostre porte, alzate porte antiche, ed entri Re della Gloria. Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia, sollevate, o principi, le vostre porte, alzatevi porte antiche, ed entri Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti, il Re della Gloria. Thank you.
risorto Gesù dalla tomba come aveva predetto, ci ha dato la vita eterna e la grande misericordia. Giorno della risurrezione risplendiamo, popoli, Pasqua del Signore, Pasqua, dalla morte alla vita, dalla terra ai cieli, ci ha fatti passare il Cristo Dio cantando l'inno di ritorno. Purifichiamo i sensi e vedremo il Cristo sfolgorante, che è l'inaccessibile luce della risurrezione. Lo potremo chiaramente dire gioite e canteremo l'inno di vittoria. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Si allietino giustamente i cieli ed esulti la terra, sì, in festa tutto l'universo. Visibile e invisibile, perché Cristo è risorto eterna letizia. Giorno della risurrezione, risplendiamo un poco il Pasqua del Signore, Pasqua, dalla morte alla vita, dalla terra ai cieli, ci ha fatti passare il Cristo Dio, cantando l'inno di vittoria. Cristo sale. Giungendo prima dell'alba, Maria e i suoi compagni trovarono la pietra
Thank you.
tua nascita aver riservato e violato il seno della Vergine e ha aperto per noi le porte del Paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O mio Salvatore, vittima vivente, che essendo Dio non potevi essere immolato, offrendoti volontariamente al Padre e risorgendo dalla tomba, tu hai risuscitato con te tutta la stirpe di Adamo. Sei disceso nelle regioni sotterranee. Hai spezzato le sbarre eterne che trattenevano il prigioniero Cristo e il terzo giorno, come Giona dal grande pesce, sei risorto dalla tomba. Cristo sapestiene protanato, tanto patisas, e ti senti prima si suicida risamenos. Cristo sapestiene protanato, tanto e di sentis prima si sui carisalenos. Poi ancora preghiamo in pace il Signore. Soccorrici, salvaci, pietà di noi, custodisci, o Dio, con la tua grazia. Signore, pietà. Facendo memoria della tua santa e immacolata benedetta, gloriosa Signora nostra Madre di Dio, è sempre vergine e di tutti i santi, raccomandiamo noi stessi e di altri tutta la nostra vita a Cristo Dio. A te, poiché tu sei il re della pace, preghiamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per sempre, nei secoli dei secoli. Perché disceso nella tomba immortale, hai abbattuto la potenza dell'alto e sei risorto vincitore Cristo Dio, dicendo alle donne che offre, gioite e donando ai tuoi apostoli la pace, tu che hai caduti occhi la risurrezione. Al sole anteriore al sole, già ci hanno dato nella tomba, forse voglio all'alba, come cercando il giorno. E l'una esclamava l'altra, o amiche, su ungiamo con aromi il corpo vivificante e sepolto, la carne che risuscita il caduto Adamo e che giace nel sepolto. Sollecitate andiamo come magi, adoriamo e offriamo come doni gli aromi a colui che non in pace ma in una singola e avvolto, piangiamo e gridiamo risorgi sovrano, tu che hai caduti offri la risurrezione. Nella santa e grande domenica di Pasqua festeggiamo la stessa purificante risurrezione del Signore, Dio il Salvatore nostro Gesù Cristo. Il Cristo disceso solo per combattere contro l'ate e risalito con l'abbondante comino della sua vittoria. A lui la gloria e la potenza per i secoli dei secoli. Amen. Contemplata la risurrezione di Cristo, adoriamo il Santo Signore Gesù che solo è senza peccato. Adoriamo la tua croce, o Cristo, e la tua santa risurrezione, celebriamo e glorifichiamo. Poiché tu sei il nostro Dio, fuori di te altri non conosciamo. Il tuo nome proclamiamo. Venite fedeli tutti, adoriamo la santa risurrezione di Cristo. Ecco, mediante la croce venuta al mondo intero, la gioia. Benedicendo il Signore in ogni tempo, celebriamo la sua risurrezione. Egli per noi, sopportando la croce con la morte, ha distrutto la morte. Risorto Gesù dalla tomba che aveva predetto, ci ha dato la vita eterna e la grande misericordia. Colui che ha liberato i fanciulli dalla fornace, divenuto uomo, patisce come mortale e con la passione riveste ciò che è mortale dello splendore dell'incorruttibilità, lui che è il solo Dio dei padri benedetto e più che glorioso. Gloria al Signore per la santa risurrezione. Donne di divina saggezza, dietro a te correvano, portando a voi, ma colui che con lacrime cercavano come mortale, lo adoravano pieni di gioia come Dio vivente e annunciarono a Cristo, ai tuoi discepoli, la mistica Pasqua. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Festeggiamo la morte della morte, la distruzione dell'ade, la primizia di un'altra vita eterna e cantiamo tributi colui che ne è la causa, il solo benedetto Dio dei Padri più che glorioso. Salvifica e luminosa, che preannuncia il giorno.
compariranno i peccatori dal volto di Dio e i giusti si rallegrano. Andate, annunciate i suoi discepoli e risolvete.
invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandarono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma ricevete la forza dello Spirito Santo che scende di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Signore onnipotente, che di Padre nostro ti preghiamo e salvici, citati.
poiché tu sei Dio misericordioso e amico dei suoi, e noi rendiamo gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. Fedeli, preghiamo per i capelli. Signore, vi adà. Affinché insieme con me anch'essi glorifichino, lo stabilissimo il magnifico tuo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Noi che visticamente raffiguriamo i cherubini e alla Trinità glorificante,
particolare che offriamo questo sacrificio per la tua santa e immacolata benedetta, gloriosa Signora nostra Madre di Dio, sempre Vergine Maria. Angelo, dicevo la piena di grazia, gioisci, o Vergine pura. Ti ripeto, gioisci, il tuo figlio è risorto il terzo giorno dal sepolcro. Risplendi, risplendi di luce nuova Gerusalemme, poiché la gloria del Signore si è rifatta sopra di te. Di cui è ora il risorto Dio, e tu, oppure manco pura mano, re di Dio, rallegrati della risurrezione del tuo figlio. Riposati in suo luogo, Signore, del nostro Santissimo Padre Francesco, Papa di Roma, del nostro Finissimo Vescovo Donato, e concedere dei santi chiesi che si vivano in pace, incoronati, sani e longevi, e dispensi apertamente la tua parola di verità e di tutti e di tutte. Ricordati, Signore, in questo paese in cui moriamo, in città e paese degli uccelli che piacciono. Ricordati, Signore, di migranti, di viandanti, di malati, di sofferenti, di prigionieri della tua santità. Ricordati, Signore, di coloro che presentano quando si ricordano dei uomini, la gente sono tutti la tua voce di popolo. E concedici di glorificare e lodare con una sola voce, con un solo cuore, l'onorabilissimo e magnifico tuo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E le misericordie del grande Dio, Salvatore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Ricordando tutti i santi ancora in pace, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per il prezioso tuo offerto, e santificati preghiamo il Signore, affinché il misericordioso nostro Dio, accettandovi l'odore di sua vita spirituale, nostro Padre Santo Celeste materiale, ci mandi in contraccambio la grazia divina di dono dello Spirito Santo, preghiamo il Signore. Per essere liberati dalle afflizioni, dal genere, per le necessità, preghiamo il Signore. A te affidiamo tutta la nostra vita, la nostra speranza, Signore, e tutti gli uomini. Ti invochiamo e supplichiamo. Vieni a tutti di farci partecipare con tua coscienza celeste per le misere di questa sacra e speciale messa, per la remissione dei peccati, per il perdono delle colpe, per l'unione dello Spirito Santo, per l'eredità del regno dei cieli, per una maggiore fiducia in Dio nel nostro giudizio fondato. Soccorrici, salvaci e benedetta di noi, e custodiscici, oh Dio, con la tua grazia. Signore, chiediamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto, santo, tranquillo e senza peccato. Chiediamo al Signore un angelo di pace che la fedele, custode delle anime nostre. Chiediamo al Signore la remissione e perdono dei nostri peccati e delle nostre cose. Chiediamo al Signore ogni bene utile alle nostre anime, la pace e del mondo. Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella confessione. Chiediamo a noi cristiani sereno, senza dolore, senza emozione, pari e difesa, dinanzi al tremendo tribunale di Cristo. Chiediamo l'unità della fede, la comunione dello Spirito Santo, affidiamo noi stessi gli uni agli altri e tutta la nostra vita. E concedici, oh Signore, che con fiducia senza condanna siamo chiamati Padre e Dio del cielo e Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Poiché tu hai una potenza e la gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli, in pace a tutti. E al tuo Spirito. Inchinate la vostra testa. A te, oh Signore. Chiediamo grazie per i visiti e per la gente della potenza e per l'universo, dell'abbondanza, della tua misericordia, della tua verità, della resistenza a tutte le cose. Con il Signore, con il cielo, tu hai un grande anno di natura. Per la grazia del Signore, della verità, del mio Dio, con il quale si è
O Signore, tu che benedici coloro che ti benedicono e santifichi quelli che hanno fiducia in te. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Custodisci tutta quanta la tua chiesa. Santifica coloro che amano il decoro della tua casa. Tu incontra grande e glorifica le cose. La risurrezione di Cristo ci rivela qualcosa del nostro destino ultraterreno. La risurrezione di Cristo è un avvenimento storico, perché avvenne in un determinato momento della storia umana. La risurrezione di Cristo è un avvenimento metastorico, ossia trascendentale e mistico. Infatti Gesù non risorge come era risorto Lazzaro, ma prende una vita nuova, diversa.
La sua risurrezione è veramente un passaggio dalla terra al cielo. Un mutamento radicale. E perciò nessuno ha potuto vederlo risorgere. Ciò che è vecchio è sparito, è sorto il nuovo. La risurrezione di Cristo è un avvenimento rivelatore. Gesù risorto ha possibilità nuove, il suo corpo è spiritualizzato, eppure mangia e beve con gli apostoli. Anche il corpo dell'uomo avrà la sua consistenza e la sua gloria nella trasformazione della risurrezione. Anche la carne umana riceverà la sua grandezza. Gesù agli apostoli fa vedere le piaghe della sua crocifissione e vuol con ciò significare che le sue sofferenze della vita contribuiscono alla gloria futura. La risurrezione di Cristo è un avvenimento consolante. Gesù non è allontanato dalla storia umana, si è solamente reso invisibile. Cristo è presente nella Chiesa, Cristo è presente nell'Eucaristia. Cristo è presente in noi, è presente nella dialettica vita-morte della nostra esistenza. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La risurrezione di Cristo è un avvenimento trasformante. L'esistenza umana, alla luce del Cristo risorto, acquista un valore totalmente nuovo e un significato eterno. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Da morti che eravamo per i peccati ci ha fatti rivivere con Cristo. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Certo è questa parola: se moriamo con Lui, viviamo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche rigenereremo. Ecco, cari fratelli, una piccola meditazione, una piccola riflessione per questo giorno di Pasqua, che è talmente diverso da tutto quello che abbiamo celebrato, delle Pasqua che abbiamo celebrato fino adesso. Spero che la risurrezione, la luce di Cristo, come dice la meditazione, dia veramente speranza, luce nelle sofferenze che viviamo, ma nelle tutte sofferenze che ci sono nel mondo, non soltanto di questa pandemia che stiamo tutti soffrendo, chi di più, chi di meno, chi ha perso i loro cari, chi li sta curando, sacerdoti,
forze dell'ordine, o tutti quelli che sono al servizio della persona umana in queste condizioni difficili per tutto il mondo. Ecco, spero che questa luce, pur nella tristezza, pur nella sofferenza, pur nella morte, dice la meditazione, ci dia veramente quella speranza della risurrezione per quelli che sono già andati, già adesso, e per quelli che ancora stiamo, una speranza della futura risurrezione dopo la nostra morte. La morte è certa, cari fratelli e sorelle. È chiaro che quando viene in questo mondo, per qualcuno è in modo tragico, ma non dobbiamo perdere la speranza della salvezza di questi anni che sono andati in un modo tragico. Ecco, ci siamo uniti in pochi questa mattina e vi auguro a tutti una buona Pasqua. Christos anesti, alitos anesti. Grazie.
una strada lunga. Sarà una strada lunga. Molto lunga. Perché non ci stanno più da un'ora.